La grande famiglia francescana celebra l'ottavo centenario dell'esperienza di San Francesco d'Assisi. Quattro anni santi francescani. Dal 2023 al 2026 i figli di Francesco vivono alcune tappe fondamentali dell'esperienza del santo di Assisi e della prima comunità francescana. Sono passati otto secoli dagli avvenimenti che hanno cambiato la vita di San Francesco ad Assisi e che con lui hanno cambiato il corso della storia dell'umanità e delle storie di migliaia di persone, di ogni epoca e di ogni parte del mondo. Quali sono queste tappe? 1223-2023, ottavo centenario della regola francescana e del Natale di Greccio. 1224-2024, ottavo centenario dell'impressione delle stimmate sul Monte della Verna. 1225-2025, ottavo centenario del Cantico delle Creature. 1226-2026, ottavo centenario della Pasqua di Francesco, il suo passaggio alla vita eterna, avvenuto la sera del 3 ottobre 1226. Tutti coloro che, legati per passione ed amicizia a San Francesco, hanno la possibilità preziosa di fare una memoria viva e provocante del carisma evangelico che lo Spirito ha suscitato nella Chiesa attraverso il poverello di Assisi. I sei rappresentanti dell'intera famiglia francescana, i tre ministri generali delle famiglie dei frati minori, cappuccini e minori conventuali, con gli altri tre rappresentanti dei vari rami del carisma francescano, i ministri generali del terzo ordine regolare, dell'ordine francescano secolare e della conferenza francescana internazionale dei fratelli e delle sorelle del terzo ordine regolare, riuniti nel coordinamento per il centenario francescano, hanno spiegato che questi eventi sono un'occasione preziosa per tornare a quell'esperienza fondativa, per riscoprirla e assaporarne nuovamente la freschezza evangelica. Il sito web centenarifrancescani.org, voluto dalla famiglia francescana, è il sito ufficiale per diffondere riflessioni, temi, documenti e notizie su questo grande evento francescano. Bentrovati cari amici di Padre Pio TV, Giubilei Francescani, questo speciale della novena in preparazione alla festa di San Pio da Pietrelcina che ci porta oggi ad approfondire una tematica importante, quella di veri e propri anni santi, come questa scheda ci ha preannunciato. Dal 2023 al 2026 la famiglia francescana e soprattutto tutti coloro che amano Francesco sono vicini a lui e vogliono così celebrare e rivivere queste esperienze che hanno segnato la storia di un uomo, ma non solo, ma di tante persone nel corso dei secoli. Noi qui oggi abbiamo in studio Fra Domenico Losardo, frate minore cappuccino, direttore di Italia Francescana, che i nostri amici che ci seguono da casa sicuramente hanno già visto a presiedere diverse celebrazioni in questi giorni. Grazie per Grazie la sua a voi, disponibilità, buongiorno. Fra Domenico. Ecco, questi centenari, la scheda già ci preannunciava questa importanza dei centenari francescani. Ecco, un po' ritornare, è stata creata questa gigantografia anche all'ingresso del nostro santuario, qui di San Pio da Pietrelcina, con un'immagine di Padre Pio, figlio di San Francesco, Papa Francesco, e al centro il nostro amato serafico padre Francesco d'Assisi. Ecco, ritornare un po' alle origini. Sì, diciamo che come lei ha appena detto, parliamo di celebrare 800 anni di eventi legati all'esperienza francescana e all'esperienza di Francesco d'Assisi. Quando noi viviamo i centenari o il centenario di un evento, non è mai una sorta di archeologismo di un evento, ma è la celebrazione di quell'evento e ciò che quell'evento è significato, il che significa che se ne fa una sorta di memoria attualizzante e riattualizzata.
E quindi ecco, rivivremo in questi 3 anni eventi che hanno caratterizzato l'esperienza di Francesco d'Assisi, tentando di fare un'immersione sì nel passato, ma con lo sforzo di una sorta di operazione ermeneutica, se così si può definire, di riattualizzazione nell'oggi di quello che quei centenari hanno significato. Ecco, il primo fra tutti, ecco, quello che stiamo vivendo quest'anno, relativo a Greccio e alla Regola, ci stanno facendo riflettere su 2 capisaldi che hanno caratterizzato l'esperienza di Francesco d'Assisi: il suo amore per l'umiltà dell'incarnazione, e Cristo si incarna prevalentemente, ecco, nell'Eucaristia. E il secondo che celebreremo adesso in novembre ha a che fare con la Regola. Un termine che alla cultura contemporanea, oltre che a sembrare, come dicevo poco fa, forse archeologismo, ma anche una sorta di ritrosia, perché quando si parla di regola si parla anche di direttive, di come si deve vivere, ma nell'esperienza di Francesco è significato un grande lavorio di Francesco con la sua fraternità. Con la sua fraternità significa, ecco, un'esperienza di vita che nel tempo vissuta ha trovato, ecco, il suo momento ultimo, canonico, se così si può definire, in quel 29 novembre del 1223, quando, ecco, viene approvata definitivamente la regola che segnerà per certi versi la vita dei frati minori. Padre Domenico, Italia francescana si sta preparando, si è già preparata con diversi numeri a questo momento importante. Ecco, in pochi minuti, eccola qui, la vediamo grazie alla regia, grazie Giulio in regia e Luigi Martino, Giulio Russo e Luigi Martino. Ecco, questa è l'editoriale, il sommario, sì, di Italia francescana dedicato al centenario. Uscirete subito con, mi diceva, con il Natale di Greccio, giusto? Sì, questa scelta. Noi abbiamo preparato per questo primo centenario del 2023, abbiamo preparato, ecco, secondo palinsesto della rivista, i primi 2 numeri dell'annata relativi appunto, ecco, all'umiltà dell'incarnazione, con una riflessione teologica, e questo è il secondo numero, aspetto storico dell'Eucaristia. E qui abbiamo avuto la possibilità appunto di riflettere su un piano un po' alto, quello teologico, su quello che significa l'umiltà dell'incarnazione celebrato nell'Eucaristia, e in questo secondo numero invece più l'aspetto storico, fondamentalmente è il piano che si dà alla rivista. Il terzo numero, che uscirà alla fine, ecco, dell'annata, verrà dedicato appunto alla regola e all'evento che celebriamo. Anche lì avremo, ecco, una prima parte, che è l'argomento principale, con degli autori che rifletteranno su quello che è stato il percorso storico della realizzazione della regola, fino alla sua significazione all'interno dell'ordine o degli ordini francescani, ma anche il grande lavorio di tradurre questa regola nei secoli e nell'oggi. E per certi versi, ecco, sì, ci sta preparando sia per questo primo centenario, ma come consiglio di redazione ci prepariamo a celebrare anche gli altri 2, quindi l'anno prossimo ci dedicheremo al secondo di questo 2024 con le stimmate, e poi, ecco, con il terzo centenario. E allora noi vogliamo cominciare a conoscere tutti questi centenari. Andiamo nei luoghi dove Francesco d'Assisi ha vissuto queste esperienze, e oggi, a distanza di 800 anni, la famiglia francescana vuole celebrare questi grandi momenti che ha vissuto Francesco. Oggi li ripercorreremo tutti insieme, e cominciamo direttamente dal santuario di Greccio. Cari amici, siamo nel santuario nominato e conosciuto come il santuario del presepe. Siamo a Greccio. Questo anno è il centenario di quello che Francesco realizzò in questa grotta. Cosa realizzò Francesco? In genere diciamo il primo presepe, ma in realtà Francesco volle rivivere in questa grotta quello che era avvenuto a Betlemme, perché lui stesso diceva: vorrei vedere con i miei occhi quello che Gesù piccolino ha sofferto venendo in questo mondo poggiato sopra una pietra dentro una grotta trasformata in stalla. Ecco, questo sogno di Francesco
si realizza la notte del 1223 qui a Greccio. Questo anno noi ci siamo preparati per ricordare, festeggiare in modo direi speciale questo anniversario. Sono 800 anni che Francesco parla attraverso questa grotta al mondo intero. Cosa dice al mondo? Cosa dice a te che mi ascolti? Cosa dice a me? Dice che il messaggio di questa grotta è il messaggio del Dio lontano che si fa vicino all'uomo, perché l'uomo non sia mai più solo. Questo è l'augurio che da questo posto, da questo luogo, il Padre Guardiano e la fraternità dei frati rivolge a tutti gli uomini, a tutti coloro che mi ascoltano. E perciò pace e bene a tutti, e Francesco benedica, interceda per noi, perché il Signore ci doni tanta pace, pace ai nostri cuori, pace a questo mondo che di pace ce n'ha poco. Pace e bene a tutti. Eccoci nuovamente in diretta con il nostro speciale dedicato alla novena in preparazione alla festa di San Pio. Oggi stiamo parlando dei centenari francescani, questi giubilei francescani che, come il nostro quel grande manifesto che vedete arrivando qui a San Giovanni Rotondo, vi racconta quelle che sono le diverse tappe. In studio, eccolo qui, lo vediamo proprio in onda, in studio con me fra Domenico Losardo, direttore di Italia Francescana, e abbiamo in collegamento Skype il nostro presidente nazionale, dico nostro perché anche io sono francescano secolare, il nostro presidente nazionale dell'Ordine Francescano Secolare, Luca Piras. Ben trovato, benvenuto. Grazie, ben trovati e grazie dell'invito. Luca, ecco, queste importanze, questa importante celebrazione, importanti tappe che stiamo e cominceremo a celebrare, entreremo proprio nel vivo di queste celebrazioni. Come si sta preparando l'Ordine Francescano Secolare? Allora, intanto come Ordine Francescano Secolare siamo dentro, partecipiamo ad alcuni coordinamenti di organizzazione. Quello che ci preme però è dare un senso a questa presenza, che non può essere puramente organizzativa e puramente commemorativa, ma come tutti gli eventi, come tutti gli avvenimenti, come tutte le memorie, devono dare un senso alla vita quotidiana. E quindi quello che stiamo cercando di fare è far passare il messaggio ai francescani secolari d'Italia che anche gli 800enari possono essere un'occasione di revisione della propria vocazione personale, ma anche un'occasione per capire in che modo la vita di Francesco e le tappe della vita di Francesco possono essere rese carne e storia nelle strade di tutti i giorni. Luca, noi ti abbiamo rubato qualche minuto, so che siete in Consiglio Nazionale, quindi un saluto a tutto il Consiglio Nazionale dell'OFS. Grazie. Un grande in bocca al lupo, soprattutto per il lavoro che state facendo. Qual è il tessuto oggi? Come vive l'OFS oggi? Come sta l'OFS d'Italia oggi? Ma ti direi, come rispondiamo sempre, l'OFS sta bene. Sta bene. come sempre, la realtà è molto, molto variegata, per cui è chiaro che l'impegno deve essere diversificato a seconda delle persone con cui si ha a che fare. Di sicuro siamo in un periodo storico in cui non ci possiamo permettere di attendere la gente dentro le nostre salette, ma è un periodo in cui ci è chiesto, non solo come OFS ma come Chiesa, di scendere in strada,
di scendere in strada e stare con la gente, per cui stiamo puntando molto sulle relazioni. È un tempo in cui ci stiamo preparando anche al capitolo elettivo del maggio prossimo e stiamo davvero ragionando sulla consapevolezza dello stare con la gente, quindi del dare qualità alle relazioni, perché poi la vocazione viene suscitata nei cuori delle persone. Più dalla testimonianza che dalle tante parole. Certo, allora ti lasciamo al tuo impegno, qual è l'augurio che fai a tutta la tua fraternità nazionale da Teleradio Padre Pio, da Padre Pio TV, ecco, prendendo come spunto questi momenti importanti che la famiglia francescana vive e sta vivendo? Allora, l'augurio che io faccio è quello di non aumentare di numero, ma di avere la possibilità e la gioia di incontrare e di poter condividere gioie, storie e volti nelle strade quotidiane. Questo è quello che io auguro, perché questo è quello che dà qualità e dà impulso anche alla nostra vocazione personale. Grazie, grazie Luca Piras, presidente Grazie a voi. nazionale dell'Ordine Francescano Secolare. Grazie per la tua disponibilità. Un in bocca al lupo Grazie a anche un voi. Grazie. saluto a tutto il tuo consiglio nazionale, oggi impegnato in una 3 giorni tra riunioni, incontri e approfondimenti. Grazie ancora e grazie per quello che fate per la famiglia Grazie. francescana. Bene, padre Domenico, noi intanto continuiamo con il nostro cammino, con il nostro itinerario. Il nostro LED ci accompagna con delle immagini bellissime girate sicuramente in inverno, ma lì a Laverna oggi è un giorno importante perché ci riporta un po' indietro nel tempo, perché oggi la celebrazione, si celebra l'impressione delle stigmate di Francesco d'Assisi, e ora ci racconterà un frate di Laverna quello che è accaduto. E tra l'altro voglio ricordare a tutti coloro che ci stanno seguendo in questo istante che alle 11 in punto noi saremo a Laverna per partecipare alla celebrazione eucaristica. Ma ascoltiamo cosa accadde a Laverna 800 anni fa. Ci troviamo a Laverna, una montagna alta 1200 metri nel cuore delle foreste casentinesi, dove San Francesco amava ritirarsi in preghiera per vivere tempi di eremo. 8 secoli fa esisteva solo una piccola chiesetta, la chiesetta di Santa Maria degli Angeli, fatta costruire dal santo a imitazione della Porziuncola di Assisi, e lì intorno vivevano nelle capanne di legno i frati che venivano qui a fare vita eremitica. Francesco arriva a Laverna in quell'anno profondamente segnato nel corpo e nel cuore da una profonda crisi. È molto malato, è quasi completamente cieco, si sente vicino alla morte e oltre a questo, ecco, porta nel cuore la pesantezza delle problematiche che l'ordine sta vivendo, ecco, spaccandosi sulla tematica della povertà. E allora, nell'ultima quaresima che vivrà qui a Laverna, nell'estate del 1224, incessantemente chiede a Dio chi sei tu e chi sono io, le domande del senso della vita. L'evento delle stimmate arriva come risposta a questa domanda e come soluzione e guarigione di questa crisi del cuore. In una notte Francesco, in questo luogo, incontra Cristo crocifisso e risorto che parla con lui. Francesco contempla le piaghe di Cristo e sente che il proprio dolore Gesù lo assume, consentendogli di fare un passaggio pasquale verso una vita rinnovata. Al termine di questo evento, il corpo di Francesco rimarrà segnato, ma soprattutto il suo cuore. Dopo la morte di San Francesco, quando l'intera comunità dei frati scoprì il segreto delle stimmate, ecco, si decise di venire a vivere a Laverna per tutto l'anno, per custodire questo luogo e non lasciarlo solamente come un luogo dove venire ogni tanto a fare eremo. Fu costruito un primo piccolo convento e fu edificata questa cappella sul luogo della stigmatizzazione. Frate Leone, che aveva scoperto Francesco stigmatizzato la mattina del 17 settembre del 24, oltre a curare San Francesco, segnò con una croce anche il luogo preciso dove il miracolo era avvenuto. E così nell'edificazione di questa cappella fu lasciata a vista, ecco, la pietra sacra, la pietra delle stimmate, come cuore spirituale di questa montagna.
La Verna rimane ancora oggi, 8 secoli dopo, un luogo dove l'uomo e la donna di oggi può trovare il senso della vita, può portare la propria sofferenza, può accogliere la pedagogia di Francesco nel cercare una soluzione alla sua crisi. E questa soluzione è la ricerca appassionata del volto di Cristo, che qui si è manifestato e nei secoli continua a manifestarsi nella vita di tanti uomini e donne. Abbiamo ascoltato Padre Francesco, che abbiamo spesso ascoltato anche dalla Verna, visto, abbiamo celebrato insieme ecco, i frati di San Giovanni Rotondo, i frati di La Verna, insieme a diverse celebrazioni, è stato proprio anche qui. E, tra l'altro ricordo che alle 11 in punto la celebrazione della Santa Messa dell'Impressione delle Stimmate sarà presieduta dal Ministro Generale dei Frati Minori, in diretta su Padre Pio TV. Abbiamo ascoltato Padre Francesco, Fra Domenico, ecco, frate Cappuccino, Fra Domenico, frate minore, Fra Francesco, poi ci sono i frati conventuali, ecco, questa famiglia, questi tre ordini insieme anche a tutto il resto della famiglia francescana, che non è una divisione, no? È la bellezza, sì, della fraternità e dell'ordine, sì, no? Sì. Sì, risultano essere espressioni della ricchezza di un carisma e diversificati, perché fanno parte di un percorso diverso fatto nella storia, che per certi versi sembra essere stato divisivo, ma in realtà è arricchimento. Vorrei semplicemente, ecco, ritornare su un aspetto che mi ha colpito di ciò che ci ha appena detto Fra Francesco, relativo all'evento delle stigmate in Francesco d'Assisi, nel tentativo di tradurlo oggi nel nostro mondo contemporaneo, nella nostra spiritualità contemporanea, e come centenario che festeggeremo e ricorreremo l'anno prossimo. Lui diceva, Francesco si ritrova a vivere questo evento qui nel 1224, in un momento di grande crisi legato alla sua esperienza personale, ma anche all'ordine, sulla riflessione della povertà. Certo. E io dico sempre, Francesco fa due grandi gesti nella sua esperienza religiosa e rapporto con Dio. All'inizio della sua esperienza vocazionale, quando si spoglia dinanzi al vescovo, la spogliazione, gesto che ripeterà quando consegnerà se stesso, poi nella morte, alla conclusione, altro centenario che festeggeremo, ma è qui che si realizza la vera spoliazione di Francesco. Perché qui Francesco capisce che si deve spogliare della sua volontà e deve consegnare la sua volontà al Signore. È qui che il Signore gli dice: l'ordine non ti appartiene. Ed è qui che Francesco capisce cosa significa essere povero e povero crocifisso. Ed è qui che riceve quell'impressione che ha a che fare con le impressioni delle stigmate dello stesso Gesù crocifisso, che sono dolorose ma che sono anche liberanti. Italia Francescana si prepara anch'essa a riflettere su questo tema l'anno prossimo, con il valore della croce nel mondo contemporaneo, il mondo non semplicemente cristiano-cattolico, ma di un uomo che deve fare i conti con la sofferenza, una sofferenza che a volte arriva dall'esterno, ma anche arriva dall'interno, dal cuore dell'uomo che vive i propri travagli legati alla povertà. Bene, Fra Domenico, noi facciamo una piccola pausa, poi torneremo nuovamente insieme e saremo virtualmente a Fonte Colombo per un ulteriore, ecco, un altro nuovo centenario. Ci sarà Fra Francesco con noi e ci racconterà quello che accade in diretta ora a Fonte Colombo. Allora, facciamo una piccola pausa e poi torniamo insieme. Grazie. Eccoci nuovamente in diretta, stiamo approfondendo i vari momenti di vita che hanno caratterizzato queste tappe fondamentali della vita di Francesco d'Assisi e ora andiamo virtualmente a Fonte Colombo. Ascoltiamo prima quanto ci racconta attraverso questi RVM dell'ottocentenario di Francesco d'Assisi, del sito internet ufficiale del centenario, e poi torneremo insieme perché saremo ancora a Fonte Colombo con Fra Francesco. Ascoltiamo. Pace e bene, ci troviamo a Fonte Colombo, il luogo dove San Francesco è venuto più volte, in particolare
dove nel 1223 ha scritto la regola bollata, l'ultima regola dei frati, 3 anni prima della morte, e nel 25, l'anno prima, ha fatto l'operazione, la cauterizzazione agli occhi, perché qui c'era un medico del Papa, Mastro Nicola, che è venuto e ha cauterizzato le tempie di Francesco, che in Egitto qualche anno prima aveva contratto il tracoma, una malattia infettiva molto brutta. Questa è la cappellina dove lui pregava e stava alla Santa Messa. Qui siamo nella cappellina dedicata a San Michele Arcangelo, che non c'era al tempo di San Francesco, fu edificata dopo, qualche decennio dopo, forse già a fine 200, e copre e protegge la grotta dove lui ha scritto la regola, che è sotto i nostri piedi. Questa grotta è tipica perché le grotte abitate da Francesco sono spaccature nella roccia, non sono grotte chiuse, perché ricordano a Francesco due tradizioni importanti. Alla morte di Gesù le rocce si spezzano, lui col corpo si mette interamente nel costato, nelle piaghe di Cristo, è la passione di dolore, ma anche il tema del Cantico dei Cantici, è la colomba che si nasconde nelle fenditure della roccia per incontrare l'amato, è il luogo dell'amore. Quindi per Francesco la passione è prima passione d'amore e anche passione di dolore. Quello che chiederà prima di salire alla Verna a Gesù: fammi provare per quanto possibile il dolore che hai provato in croce, ma anche l'amore per cui hai dato e dai la vita per noi. E la bolla contenente la regola di San Francesco è qui, nella chiesa inferiore della Basilica di San Francesco in Assisi. È una bolla papale di Onorio III che incornicia tutto il testo della regola. E c'è il sigillo di Onorio III che dice l'autenticità di questa conferma della regola che era stata approvata. Per noi frati è una reliquia di grandissimo valore che teniamo con molta venerazione, la custodiamo con molta venerazione, è qui nella Cappella delle Reliquie. E andiamo, anzi restiamo a Fonte Colombo con Fra Francesco Di Pede, responsabile dell'accoglienza e dell'ospitalità di tutti i pellegrini che giungono a Fonte Colombo. Grazie per la tua disponibilità, Fra Francesco. Ciao Francesco, buona domenica e buona festa delle Stimmate a te e a chiunque ci segue. Ecco, oggi in questa bella giornata importante per tutti, per tutta la famiglia francescana, Fra Francesco, abbiamo ascoltato già il tuo guardiano, padre Aldo, Fra Aldo, che ha raccontato un po' quello che è accaduto a Fonte Colombo, perché a volte spesso anche nella stessa famiglia francescana, insomma tra noi laici, insomma, a volte dimentichiamo che a Fonte Colombo c'è stata una tappa importante per la vita di Francesco, vero? Sì, Francesco intanto è l'autore del toponimo di Fonte Colombo, è lui stesso che salendo su questo monte, detto Monte Raniero, che apparteneva ai monaci di Farfa, poi lo ribattezza Fonte Colombo, Fons Columbarum, perché salendo incontra questa fonte con delle colombe. E la tradizione così romantica ci dice che Francesco dice che noi frati dobbiamo essere appunto come queste colombe che girano il mondo, ognuno con la propria occupazione, però torniamo sempre a Cristo, che è l'unica fonte. Ecco, c'è una verità di fondo che guida Francesco su questo colle, ed è una verità legata anche a un peso che portava nel cuore, il fatto che doveva porre termine e portare a compimento la redazione di questa regola, che ormai, per così dire, aveva un workflow di creazione di ormai 15 anni. E allora Francesco sente l'urgenza da una parte di rispettare il suo primitivo intento, quello di seguire il Vangelo, questa è la regola per Francesco, la fedeltà al Vangelo, però dall'altra parte anche rispettare quelle singole colombe, cioè i tanti frati, già 5.000, che nel 1223 erano già sparsi in tutta Europa facendo le esperienze più diverse. Ecco, i pellegrini, c'è anche, grazie al centenario, anche un maggior afflusso di pellegrini che vogliono conoscere questo posto, giusto?
Quest'anno stiamo registrando una presenza veramente molteplice, veramente vasta e internazionale. È chiaro che questo centenario, che è la porta d'ingresso dell'intero centenario francescano che porterà fino alla morte o alla Pasqua, come si dice, di San Francesco, ecco, partire dalla regola significa partire dalla verità di Francesco e dei frati minori, cioè seguire il Vangelo, che è regola, ma non è una regoletta, è vita, come Francesco dice all'inizio della sua regola. Allora, tanti frati di ogni obbedienza presenti qui nel santuario, ma anche tanti fedeli e tante persone appassionate di questo santo che continua a dirci veramente la verità della nostra vita, che è seguire Cristo. Ecco, è la fraternità di Fontecolombo come si sta preparando a questo evento, anche all'accoglienza di tanti frati, di tanti fedeli che raggiungeranno questo luogo. Beh, intanto siamo tutti buttati fuori sul santuario, nel senso stiamo nella zona proprio di accoglienza, perché sono tanti gruppi che prenotano e pernottano qui da noi a Fontecolombo per stare vicino al poverello, però sono tanti che vengono pure in maniera estemporanea. Quindi sono tante le confessioni, tanti gli incontri personali e tante le persone che dormono da noi e frequentano la nostra. Ecco, la nostra vita. È importante ricordare che Fontecolombo è dentro questo circuito dei quattro santuari francescani, insieme a Greccio, ovviamente, ma anche Poggio Bustone e La Foresta. Allora c'è un percorso, ecco, di vita che accomuna tutte e quattro le realtà in un'unica valle, che è la valle di Francesco, che ha vissuto lui stesso praticamente dal 1208 fino alla fine della sua vita, la Valle di Rieti. Fra Domenico, tu sei stato a Fontecolombo. Una volta di passaggio, a dire il vero, ma molto velocemente, non ho avuto molto tempo. Che cosa ti ha colpito di quel posto? Beh, proprio la fenditura della roccia. La fenditura della roccia mi ha colpito particolarmente perché, essendo diciamo simpatizzante e studioso di Sacra Scrittura, mi ricorda tanto Elia e l'esperienza del tentare di vedere il volto di Dio attraverso la roccia. In realtà è un tema che ritorna spesso e ritorna ovunque, sarà uno dei temi di cui ci si occuperà anche in futuro. Non è tanto voler vedere il volto di Dio, che è il desiderio di ogni cristiano, di ogni uomo e di chi cerca Dio, ma è mostrare attraverso, come diceva Fra Francesco, una vita e con un'intera vita il volto o i volti di Dio. Francesco ci ha mostrato un volto di Dio e dice ai francescani, a tutti noi, ecco, che ognuno di noi può essere espressione del volto di Dio. Ecco. Ecco, Fra Francesco, innanzitutto noi ti ringraziamo anche per la tua disponibilità, perché oggi è domenica, tra l'altro festa delle stimmate, e quindi possiamo immaginare, ti rubiamo giusto qualche altro minuto per chiederti, ecco, questa bellezza di questo posto. I pellegrini possono visitare tutti questi luoghi, sono attratti da questa valle, in modo particolare anche dalla voglia di riscoprire la particolarità e il carisma francescano, che in un certo senso possiamo dire che nasce da qui, rinasce. Ma vedi Francesco, una cosa importante è questa, no? Che Francesco d'Assisi sale su questo monte per fare una cosa fondamentale, non tanto scrivere una regola, ma mettersi in ascolto della parola di Dio, mettersi in ascolto di Dio. Tutte le volte che Francesco mette mano a un passaggio importante della sua vita o a quella dell'ordine, si mette in ascolto, stacca la spina e si mette soltanto in ascolto di Dio. È questo il motivo ancora oggi, nel 2023, che spinge tanta gente religiosa e non a venire a Fontecolombo per ascoltare il silenzio di Dio, una voce che parla nel profondo. Ecco, è importante, ecco, ricordare quello che ci diceva il nostro generale Fra Massimo Fusarelli all'incontro con Papa Francesco e la famiglia francescana all'inizio di questo centenario. Lui diceva al Papa e quindi a noi: non si risolva questo centenario in un solo atto celebrativo, in qualche lapide da inaugurare, ma sia occasione di evangelico e sincero rinnovamento. Questa è la verità che accompagna ciascuno di noi quando stiamo a contatto con questa verità del Vangelo di Cristo, e quindi Francesco ne è testimone.
Bene, grazie Fra Francesco, grazie di cuore. Prima di salutarti volevo chiederti, ecco, noi sappiamo, perché noi siamo un po', siamo tra virgolette del posto, conosciamo un po' come fare, ma come fare per arrivare a Fonte Colombo? È facile, basta venire da Roma attraverso la Salaria oppure dal nord, passando per Assisi, Terni, si entra nella valle di Rieti, la Valle Santa di Rieti, toccata dalla presenza di Francesco. E quindi proprio a 5 chilometri dalla città ci siamo noi, via di Fonte Colombo 40, se volete l'indirizzo. Va quindi bene. Approfitto per invitare te e tutti i telespettatori a visitarci e soprattutto Fra Domenico a tornare con più calma. Sicuro, grazie. grazie di cuore. Fra Francesco, un saluto anche al Padre Guardiano e a tutta la comunità. Grazie di cuore. Presenterò, pace e bene. Bene, allora noi continuiamo questo nostro percorso con i diversi momenti e varie tappe. Stiamo cercando di giungere a tutte le tappe. Allora, sì, già mi propone la regia il santuario di San Damiano per un nuovo appuntamento, il centenario. E allora ascoltiamo quello che accadde a San Damiano 800 anni fa. Benvenuti cari amici, siamo nel santuario di San Damiano. È un luogo in cui Francesco ha incrociato lo sguardo del crocifisso, un luogo in cui Chiara ha vissuto per quasi 40 anni spendendo tutta la sua vita in preghiera per il Signore, luogo in cui nel 1225 Francesco è tornato, ormai molto malato, per riposarsi, per riposare il cuore, grazie alle attenzioni di Chiara e delle sue sorelle. Luogo in cui, proprio in quei giorni, Francesco ha composto il Cantico di Frate Sole, il Cantico delle Creature. E Francesco, dopo una notte di sofferenza, di tormenti, di tentazione, si abbandona totalmente alla misericordia di Dio, alla fiducia in Lui, e al suo risveglio chiama i frati e detta loro le strofe del cantico, questa poesia, questo canto, e allora è impossibile, anche per quello che si vede da qui, non lodare il Signore per il creato e le creature, Frate Sole, Sorella Luna e le stelle, il cielo, il vento, le nuvole, l'acqua, il fuoco, la terra che ci sostenta e ci governa. E ci troviamo nella biblioteca del Sacro Convento, che conserva alcuni dei manoscritti più importanti per la storia francescana, del francescanesimo. Questo è sicuramente il più conosciuto, spesso conosciuto proprio con il suo numero, 338. È un manoscritto miscellaneo, cioè raccoglie vari fascicoli che sono stati cuciti insieme, e sicuramente il più interessante è quello che contiene gli scritti di San Francesco. Comincia con la regola, come usuale, è un testo che non è stato datato con certezza, quindi oscilla fra il 1260 e il 1290. È comunque la raccolta forse più corposa fra quelle antiche degli scritti di Francesco, conosciuta soprattutto per questa copia del Cantico delle Creature, in cui il tratto interessante è che è stato lasciato lo spazio per la musica, quindi ci attesta una volta in più che si tratta veramente di un cantico, di una canzone vera e propria. Questa nota in rosso ci riporta quello che Fra Leone ha scritto anche in altre fonti, cioè che Francesco ha composto questo cantico quando era malato, cioè quando era cieco, quindi il cantico di un uomo che non vede più la bellezza del creato, ma ce l'ha talmente dentro che è ancora capace di cantarla e di gioirne. Sì.
Speciale novena in preparazione alla festa di San Pio dedicata ai giubilei francescani, a questi centenari, il centenario francescano che raccoglie queste quattro tappe importanti della vita di Francesco. In realtà, come abbiamo visto oggi, sono in realtà, Padre Domenico, sono cinque tappe. Sì. Con Greccio, la regola, quindi con il cantico, con le stimmate e la Pasqua di Francesco. È proprio della Pasqua vogliamo anche parlare in questa ultima parte dedicata al nostro speciale, anche perché tra qualche minuto entreremo, come vediamo già dal nostro LED, nel santuario della Verna, dove alle 11 in punto parteciperemo alla celebrazione eucaristica, quindi Padre Pio TV in collegamento con la Verna. Padre Domenico, diciamo che Padre Pio TV diventa anche un emittente di servizio per l'ordine, no? Sì. Perché sia per l'ordine, non solo, ma per tutta la famiglia francescana, perché hanno la grande opportunità di essere virtualmente alla Verna, dove qui Francesco, e lo abbiamo anche visto e ce lo ha raccontato Padre Francesco Brasa, qui Francesco ha ricevuto le stimmate. Sì, è un luogo veramente significativo e confesso proprio in questa circostanza che fu uno dei luoghi che mi colpì tanto quando da giovane postulante facemmo la prima uscita per i luoghi francescani. Ed è veramente un luogo dove si ritorna veramente volentieri. Ritornando al discorso che faceva poco fa fra Francesco, legato anche all'esperienza del cantico delle creature, e mi veniva in mente un'espressione di un mio formatore che in passato diceva: una vocazione si racconta al termine della vita. Il cantico delle creature, che per certi versi sfocia dopo l'esperienza vissuta anche lì alla Verna, poi a San Damiano, diventa significativa soprattutto nell'ultima strofa del cantico delle creature, che poi prepara alla Pasqua di Francesco, quando Francesco loda sorella morte. Ecco, questo mio confratello diceva: una vocazione si racconta alla fine di una vita, perché ricapitola tutta l'esperienza vissuta. E lì Francesco comincia a prepararsi al grande evento. Lui ha una vena poetica che lì realizza in un momento veramente tragico per certi versi, perché il suo corpo è in decadimento, è seduto su un giaciglio, disteso su un giaciglio per terra a San Damiano, circondato dai topi che di notte cercano di rosicargli le carni, e lì emerge il mondo interiore che adesso si configura in Francesco. E il cantico delle creature esprime la bellezza di un'intera vita vissuta per quel Signore, per quel Gesù crocifisso, che è diventato espressione appunto di una sua intera vita vissuta per il crocifisso. Ultima tappa che andremo a celebrare come famiglia francescana e tutti coloro che sono simpatizzanti, amici di Francesco, è Assisi, ovvero Santa Maria degli Angeli, la Porziuncola, proprio perché accanto alla Porziuncola lo vedremo, ce lo racconterà Fra Emanuele, un frate minore della Fraternità di Santa Maria degli Angeli, accade qualcosa di importante, ovvero la Pasqua di Francesco 800 anni fa. Il cuore pulsante del francescanesimo. Così Papa Francesco nel 2016, durante la visita dell'ottocentenario del perdono, definisce questa piccola chiesettina benedettina. Francesco, una volta fatta la sua scelta di vita di lasciare tutto, restaura alcune chiese. La prima è San Damiano, e la terza chiesa che ripara è proprio la Porziuncola. Qui Francesco vivrà alcune delle sue più belle esperienze, accoglierà i primi fratelli e quindi diventerà proprio casa loro. Qui pregavano, qui cercavano di capire come vivere la vita evangelica. Una notte del 1216 Francesco qui in Porziuncola vive un'esperienza mistica di grande gioia e sente questa voce: Francesco, cosa vuoi? E noi te lo concederemo.
e Francesco chiede di condividere con tutti e per sempre quella gioia che stava sperimentando in quel momento, la gioia del perdono, la gioia come di essere in paradiso, e ottiene la grande indulgenza del perdono da vivere proprio qui in Porziuncola inizialmente il 2 di agosto. Oggi si può ricevere quotidianamente. A Porziuncola è il luogo degli inizi, dove la vita francescana incomincia, ma qui accanto abbiamo anche il luogo del transito, dove Francesco vive gli ultimi attimi della sua vita. Qui Francesco, la notte di sabato 3 ottobre 1226, passa da questo mondo al paradiso, al Padre. Francesco è un uomo alla fine della sua vita sereno, ha vissuto tante fatiche, tante gioie, e chiede alla fine ai suoi frati di cantare il Cantico delle Creature, dove qui, proprio qui, aggiunge l'ultima strofa dedicata a Sorella Morte. Ecco, in questo luogo di morte Francesco ci parla di vita e di risurrezione. E da quasi 800 anni il corpo di San Francesco riposa qui, sotto l'altare della chiesa inferiore nella Basilica di San Francesco. E intorno a San Francesco riposano i corpi di quattro tra i primi frati, quelli che furono fedeli fino alla fine a Francesco. E ci sono anche le spoglie di Jacopa dei Sette Soli, una nobile donna romana molto legata ai frati e a Francesco stesso. Tutti qui, attorno a lui, per creare ancora una fraternità, come allora. E abbiamo ascoltato anche questo ultimo centenario che andrà a chiudere l'ottocentenario di questi giubilei francescani. Ecco, abbiamo ancora qualche altro minuto, Padre Domenico, ricordiamo direttore di sì. Italia Francescana, la rivista inizialmente era la rivista della CIMCAP, ma oggi diventa una rivista anche ancora più importante perché... Adesso la rivista si appresta a essere l'organo di espressione culturale francescana di una grande conferenza dei cappuccini della Europa del Mediterraneo. Sì. Ecco, la CIMCAP, scusami se ti ho interrotto, era la conferenza dei ministri provinciali d'Italia. Italiani, sì. Ecco. Adesso ecco, questa non esiste più dal partire dall'11 settembre scorso, perché ci siamo allargati al Mediterraneo come espressione dei francescani cappuccini di questa parte del sud dell'Europa. Visto che siamo in tema di centenari e di giubilei, anche noi come rivista Italia Francescana ci apprestiamo a celebrare anche noi un centenario, perché la rivista è veramente stato l'organo dell'Italia Francescana, dell'Italia Cappuccina del secolo scorso fino ad oggi. Io sono direttore da 2 anni e quindi eredito una lunga storia di questa preziosa rivista che ancora oggi propone ai lettori all'interno dell'ordine di temi di cui respira e vive la spiritualità francescano-cappuccina. È una rivista che Come fare per ricevere la rivista? Allora, la rivista attualmente ha degli abbonati che sono dei simpatizzanti anche legati all'Ordine Francescano Secolare o alla Gioventù Francescano, anche gente che noi nel tempo abbiamo contattato per degli articoli, quindi arriva nei conventi e lì arriva anche il cedolino per potersi abbonare, per cui chi è interessato basta che contatti qualche padre guardiano di convento, gli chieda il cedolino con cui potersi abbonare, e la segreteria della rivista provvederà subito a far avere questo triennale in convento. Grazie Padre Domenico, grazie per essere stato con noi, aver parlato dei giubilei francescani. Noi intanto vi salutiamo e vi auguriamo buona celebrazione in diretta dal Santuario della Verna per l'impressione delle stimmate di San Francesco d'Assisi. E solo tu sei santo.